Ciao Elena, namaste. Questo è un video cortissimo dedicato solo a te. Mi divertivo ascoltando la radio di WikiWen e ho visto che hai chiesto se ho lasciato il tuo contatto a WikiWen. Io sinceramente ho dimenticato. Poi infatti ho scritto un messaggio in WhatsApp e io ho lasciato il tuo numero di telefono. In seguito ti ha chiamato in diretta sulla radio, su YouTube. E ho assistito a una sceneggiata che a me mi ha fatto tantissimo male. Ho avuto anche... Mi sono sentito colpevole perché... ho lasciato il numero di telefono, perché se non lasciavo non succedeva quella cosa in quella sera lì, però io non sapevo, non potevo sapere. Poi è stato il tuo desiderio. Volevo fare subito un video in quale parlare un po' di questa cosa. Perché mi dispiace tantissimo per te. Mi dispiace tantissimo. Però ho pensato poi, no, non faccio video perché Daniel, tu sei impulsivo, chissà che cazzate dici. Poi ti pentirai, non sono cazzi tuoi. Ma io ho riascoltato quel video lì e quella parte lì in quale succede questa aggressione, perché praticamente è un'aggressione da parte di tuo marito. Sei stata aggredita, non lo so se tu ti rendi conto. Ma non per le parole, anch'io ne ho avuto relazioni in passato in quale ho mandato a fanculo la mia compagna e lei mi ha mandato a fanculo. Succede, è normale. Però la tonalità di voce, come l'ha detto, è odio quello lì, non è più amore, non è gelosia come vuoi tu difendere il tuo marito, è geloso per quello che ha reagito così, no, è odio, nella tonalità di voce si sente proprio l'odio. Io ascoltavo la radio ed ero in cucina a prepararmi un piatto perché mi stavo preparando per la partita dell'Inter. Mi preparavo un piatto con tutte le mie cazzate da mangiare, perché quando io guardo una partita di calcio, soprattutto della mia squadra, dell'Inter, e poi se è importante come quella di domenica, devo fare qualcosa, a parte guardare la partita devo fare, cioè ho detto cazzo non fumo tutta la partita, mangio qualcosa, sgranocchio qualcosa. Ed infatti, quando tu eri in diretta, io ero in cucina, però il computer andava a volume alto. Cavolo, veramente e letteralmente, e credimi, avevo il piatto in mano, sopra il lavandino, mi è caduto giù quando ho sentito quello che è successo. No, non sto esagerando. Sono rimasto veramente male. Poi saranno i fatti tuoi. Però, vedi, hai ricevuto un sacco di messaggi di solidarietà da parte di noi tutti. Vuol dire che noi ti vogliamo bene. All'inizio mi davi un fastidio che non immagini nemmeno, cavolo. Non immagini nemmeno. Però dopo mi sono abituato. E adesso quando faccio i video e li pubblico, quando magari è notte da te in Canada, e non metti subito un commento, ciao Daniel, simpaticissimo. Mi manca. Mi manca, veramente mi manca. Sei una persona sensibile. E sicuramente hai dei problemi.
Sicuramente adesso ho capito perché tu passi così tanto tempo su YouTube a seguire altri canali, perché sei sola, sei molto sola. È molto brutto vivere con qualcuno ma essere soli. Hai portato in Canada quell'uomo lì e lui si comporta così. Non so in dettagli quello che c'è dentro nella tua famiglia, però sono profondamente dispiaciuto. Sinceramente, se qualcuno avrebbe mi avrebbe parlato così con me, avrei preferito un pugno in faccia, veramente, che mi spaccassi il naso invece di sentire quella tonalità di voce da animale. Potrei dire tante cose, lo sai che io ho il linguaggio molto libero. Mi fermo perché non voglio offendere nessuno. Però secondo me tu non meriti questo trattamento. Non faccio questo, non è un video per ricevere like. È un video perché veramente mi è dispiaciuto e mi sono sentito colpevole di aver lasciato il numero, il tuo numero, in WhatsApp a Wiki. Wiki, when? Wiki, Wiki. Avrei tante cose da dire, ma mi fermo qua perché dopo sembra patetico. Ciao, e ti aspetto sul mio canale quando vuoi. Non... Altri magari ti hanno bannato, ti hanno bloccato. Io no. Sei simpaticissima come noi. Ciao.